una messa apparentemente come tante altre a Gerusalemme, precisamente a Notre Dame. Allo stesso tempo una celebrazione diversa e nuova, presieduta da uno dei missionari della Misericordia. Missionario inteso nel senso di mandato inviato, che partendo da Roma va nel mondo ad annunciare e a portare efficacemente la misericordia di Dio. Per l'anno giubilare della misericordia, il Santo Padre Francesco ha inviato almeno 1000 missionari della misericordia. A questi sono affidati due compiti. Innanzitutto di essere il segno vivente, l'espressione della misericordia di Dio. A questo scopo ci è dato il potere di perdonare i peccati, anche i più gravi. Forse il messaggio non arriva a tutti, ma comunque dimostra che le porte della misericordia sono aperte, spalancate per chiunque. Questo è il primo compito, essere un segno della misericordia di Dio, specialmente attraverso il sacramento della riconciliazione, la confessione. Il secondo è fare quello che stiamo facendo qui a Notre Dame questa settimana, cioè predicare, incoraggiare, non solo attraverso la confessione, perché la gente si lasci abbracciare dalla misericordia di Dio, perché si renda conto che la grazia di Dio è destinata esattamente a loro. Che cosa ci si aspetta da quest'anno della misericordia? Quali frutti dovrebbe portare? Il primo è un rinnovamento del sacramento della confessione. Il Santo Padre ha parlato lungamente al riguardo. Anche prima dell'anno della misericordia andava dicendo: sono anch'io un peccatore e ho bisogno che mi sia mostrata la grazia di Dio. Sappiamo che in molti paesi l'uso della confessione è diminuito. La gente si dimentica oppure pensa che non serva a niente. Il merito del Santo Padre è di aver rinnovato il significato della grazia divina che ci raggiunge proprio attraverso il sacramento della confessione. Questo è il primo frutto. Il secondo riguarda coloro che praticano la fede e si sentono vicini a Dio. Devono essere i primi ad usare misericordia. Quindi non solo aprirsi alla misericordia di Dio, ma praticare una fede piena di misericordia. Lei nel suo ruolo di missionario va accumulando esperienze. Come sta andando quest'anno della misericordia? La gente corrisponde positivamente. The mandate for the missionaries of mercy is very creative. Il mandato per i missionari della misericordia è molto creativo. Se i preti e i vescovi sono propositivi nelle loro parrocchie, possono ottenere ottimi risultati. Le iniziative da adottare sono molte. Ad esempio far attraversare la Porta Santa ai pellegrini, predicare sul tema della misericordia, essere disponibili per le confessioni. La sfida per i preti e per i missionari della misericordia è innanzitutto quella di far sapere. Penso che la gente che viene a sapere dia una buona risposta, sia entusiasta di partecipare alla missione. Ma non tutti sanno, quindi credo che i missionari della misericordia si debbano impegnare nel far sapere. To encourage people to know better. La celebrazione si conclude sulla porta della chiesa con una stretta di mano, un saluto, un augurio, con quei gesti di accoglienza e familiarità che rimandano alla misericordia del Padre.